calcio purtroppo è così. Non esiste segreto. È un'emozione grandissima. Stupendo, bello, troppo bello. Non ci credo ancora. Svolgete un lavoro eccezionale, grazie. Siamo al Desiderio di Fiumicino, il San Cesario ha centrato il double, campionato e Coppa Italia, mister, cosa si prova? Beh, adesso è un'emozione grandissima, sicuramente ancora non ci rendiamo conto perché è nel momento, poi sicuramente questa è una cosa che rimarrà indelebile nella società perché è la prima volta che si vince un qualche cosa di importante, quindi è una cosa che noi dedichiamo ai tifosi che si sono avvicinati sempre di più a noi, alla società che ci è stata vicino e soprattutto ai giocatori, perché oltre ad avere una grande squadra ho delle grandi persone. Fino allo 0-0 avevate qualche dubbio, c'era un po' di tensione, l'espulsione di Brasiello, avete sofferto? Ma sicuramente, come sappiamo, le partite poi quando sono una partita secca può succedere di tutto. Noi rispettavamo i Rocca Secca perché poi sapevamo benissimo che per i Rocca Secca era importante la vittoria finale, quindi noi venivamo da una vittoria di campionato ma avevamo voglia di vincere anche questo trofeo perché ritengo che vincere la Coppa Italia sia una cosa importante, oltre il piacere ma soprattutto è uno stimolo per la nostra professione. E anche in 10 comunque il San Cesario ha meritato, strameritato. Sicuramente dopo l'espulsione c'è stata la svolta del sacrificio, del lottare, di poter portare a casa questa coppa che era ancora più fondamentale avendo giocato tutta la partita in 10. Complimenti. Grazie, mister. Martina. Allora, mister Pecoraro, purtroppo la porta d'accesso secondaria per l'eccellenza non si è aperta. Sì, insomma, innanzitutto arrivare in finale di Coppa Italia credo che non sia proprio una sconfitta, una stagione da buttare via. Credo che sia comunque tutto sommato una stagione positiva, visto insomma che la rosa è formata da molti giovani. Certo, i presupposti in questa stagione erano altri, nel senso che comunque la società si era prefissata un salto di categoria, dove poi purtroppo a dicembre ciò non è stato possibile per varie problematiche all'interno della società. Siamo arrivati a questa finalissima di Coppa Italia sicuramente con merito perché abbiamo eliminato società importantissime come Marino, Tor Sapienza e Montefiascone. Però ecco, non ci possiamo rimproverare nulla, noi il massimo impegno l'abbiamo messo, anzi il primo tempo credo che ci sia stata solamente una squadra in campo, la mia. Purtroppo il nostro problema è che non riusciamo a concretizzare quello che poi la mole di gioco, l'espulsione del San Cesario, anziché avvantaggiarci ci ha penalizzato, abbiamo abbassato un po' la guardia mostrando il fianco. Poi due errori individuali ci sono costati questa coppa. Sperate nei ripescaggi per accedere in eccellenza? Ma sicuramente, ecco, la graduatoria fa sì che si liberi un ulteriore posto. La speranza c'è sempre, siamo una finalista di Coppa Italia e credo che se le cose dovrebbero andare noi speriamo comunque in questo ripescaggio in eccellenza. Va bene, mister, in bocca al lupo e grazie. Grazie.